Di recente mi è capitato di discutere con un ragazzo ateo, il quale mi diceva: sicuramente le scritture non sono credibili perché l'immagine che ne deriva di Dio non è credibile. Lui dice: se Dio è onnipotente, perché Dio in qualche modo subisce, diciamo, gli effetti o comunque ha a che fare con la forza di Satana, con la forza quindi del male, dell'angelo caduto che poi Dio stesso ha creato? Ebbene, nel particolare io parlavo con lui delle tentazioni di Cristo, per opera di Satana. Sappiamo dal Vangelo di Matteo che Cristo appunto fu tentato dal demonio e che resistette, nella sua forma umana, quando Cristo era sulla terra, appunto in forma umana, resistette appunto alle tentazioni del demonio. E lui mi rispondeva: ma lui, insomma, se Dio è onnipotente, poteva con uno schiaffo far fuori Satana, ed è la tentazione stessa che è Satana, infatti, a dire a Cristo: no, se sei Dio, fai che tutto ciò divenga tuo. E Satana stesso, appunto, lo provoca e lo tenta, dicendo: insomma, se vuoi, se mi vuoi seguire, io ti farò, insomma, un grande re. Ed è la stessa provocazione, la stessa bestemmia che dicono gli osservanti ebrei quando Cristo si trova in croce, dicono appunto: se egli è il figlio di Dio che scende dalla croce, gli crederemo. Quindi da cosa derivano tutte queste immagini appunto false di Dio? Da una visione sbagliata che si fanno coloro che non conoscono il Dio cristiano, appunto delle caratteristiche del nostro Dio. E il Dio cristiano, appunto, è sì onnipotente, il che vuol dire che se volesse, è vero, potrebbe eliminare il male seduta stante, ma egli è libero e egli lascia liberi tutti gli uomini. E dunque ecco che nel proprio grandissimo amore, nella propria estrema dono di sé, chiaramente lui si dona in croce, quindi dà la propria vita appunto per l'umanità, dalla propria vita per la nostra salvezza, e proprio in questo dimostra quella che è la sua più grande caratteristica, l'umiltà, no? Io ho risposto a questo ragazzo dicendo: guarda che è l'umiltà la grandezza di Dio, no? Nella croce c'è la mia gloria, come disse anche, se non erro, San Paolo, eh? Il mio orgoglio è nella croce di Cristo. Quindi capite che la visione di Dio che si pongono queste persone è forse il Dio di un'altra religione. Il Dio falso di un'altra religione, il Dio appunto che ci tratta come degli schiavi, ma il Dio invece del cristianesimo ci ha resi liberi e rendendoci liberi lo ha fatto lui stesso liberamente. Quindi lui ha umiliato se stesso, quindi ha cancellato il proprio io e ci chiede appunto di cancellare appunto il nostro egoismo fino praticamente a cancellare, donando la nostra stessa vita, la nostra stessa esistenza, per un bene superiore ovviamente, non per una mutilazione o un annullamento di se stessi, fine a se stesso, ma semplicemente appunto per questo dono di sé, no? E quindi l'umiltà, appunto, come caratteristica principe di Dio, è un'umiltà che appunto ha scandalizzato questo ragazzo, appunto, che si dichiara ateo, perché appunto la sua visione dell'onnipotenza è quello di appunto un Dio che un po' è un Dio vendicatore, quindi un Dio che elimina i propri nemici. E quindi secondo lui appunto avrebbe dovuto tirare uno schiaffo a Satana, altrimenti non avendoglielo tirato, si è dimostrato inferiore. Quindi qui c'è la provocazione stessa di Satana, appunto quello di dire: se tu sei Dio, perché non agisci? E chiaramente noi sappiamo, da persone che non vogliono appunto cadere nel tranello satanico, che appunto Dio è libertà e soprattutto appunto che Dio è la forza di vincere appunto questo male con l'amore, quindi non con la ribellione, non con la vendetta, ma appunto con la forza appunto del dono di sé. E quindi ecco che l'estrema umiltà è estrema grandezza, perché appunto è l'annullamento di ogni forma di legame con il sé, che dobbiamo anche noi cercare su imitazione di Cristo per arrivare appunto ad una donazione completa di tutta la propria vita, fino a coloro i quali, come i martiri, per esempio, hanno donato la propria vita per la fede, e per propagare, anche per evangelizzare il mondo.
E ecco che banalmente questa risposta di questo ragazzo è un po' la cifra, appunto, del pensiero umano. Il pensiero umano che si stacca da Dio, appunto, è che pretende di dare la propria immagine di Dio, che invece è un'immagine, è un Dio fatto a immagine e somiglianza dell'uomo. Quindi del desiderio umano di vendetta, appunto di prevaricazione e di una vittoria appunto sul male, che è vittoria con il male stesso. Però, quindi, come se Dio appunto avesse dovuto tirare un ceffone a Satana, sarebbe stato nient'altro che un altro Satana, probabilmente, no? Quindi ecco che insomma banalmente si infrangono tutte queste obiezioni. Anche qui forse anche piuttosto ingenuo, insomma, di questo ragazzo e di molti altri come lui, che hanno appunto anche all'interno del cristianesimo una visione appunto direi allucinante, con una parola poco, diciamo, ortodossa forse di Dio. Insomma, dopo tanti anni di evangelizzazione si scoprono tante persone che evidentemente non comprendono, forse per gli errori anche di chi dovrebbe evangelizzare, qual è la vera natura di Dio, quindi che in cui la sua umiltà non significa appunto inferiorità, quindi un Dio inferiore che è semplicemente inconcepibile. Dio nella sua onnipotenza appunto sceglie non di non essere onnipotente, perché egli è sempre onnipotente, ma di permettere il male. Quindi Dio permette il male, ovviamente. Dio permette l'azione di Satana proprio perché ci sia la santificazione di coloro i quali resistono al male e propongono, appunto, con la forza dello Spirito Santo, propongono invece la propria vita di amore. Quindi, nonostante le tentazioni alle quali siamo posti tutti i giorni, di fronte alle quali siamo posti tutti i giorni, tutti quanti noi. E quindi ecco che veramente tutte queste obiezioni si smontano di fronte alla croce. Quindi quella croce che non è compresa dal mondo, lo dice anche San Paolo, insomma, quella croce che è idiozia per il mondo, che è incomprensibile al mondo, ma Cristo ci ha detto appunto che noi dobbiamo essere nel mondo, ma non del mondo. Il cristianesimo deve essere per forza contrario al mondo, altrimenti non è cristianesimo. Quindi è un cristianesimo che vuole venire a patti con il mondo e adeguarsi alle teorie e alla morale umana, e non è più il cristianesimo, è un'altra cosa, è un'eresia, è un'apostasia forse addirittura della fede cristiana. Quindi tutto ciò è semplicemente falsità, è semplicemente la voglia dei falsi profeti di distruggere quello che è rimasto appunto ancora della fede e dei valori del cristianesimo, quelli veri, quindi non quei valori che vengono a patti con il mondo, non quei valori che dicono che il cristianesimo si deve riformare. Non capisco quale necessità vi sia, visto che è stato fondato da Cristo, quindi non penso che Cristo possa essere riformato. E tutto qua, e quindi insomma veramente incredibile che ancora si sentano queste cose, ma hanno sicuramente a che fare con appunto una mancata evangelizzazione o un'evangelizzazione sbagliata, soprattutto da chi ha poi anche un ruolo importante nella Chiesa, quindi sacerdoti, vescovi e via dicendo, che hanno negli anni dimenticato di insegnare la dottrina cristiana e hanno insegnato altre cose, hanno insegnato appunto a venire a patti con il mondo, hanno insegnato a occuparsi dei fratelli, che sicuramente è una cosa giustissima, non hanno più insegnato quale sia la natura di Dio.